compaiono come fiori in bocca. Avigliacchi. Piromani. Pompieri funebri. Toglie la parrucca. Un accesso. Accesso. Che sta facendo? Che sta facendo? Ma vuole dare a pugni la porta? Cioè fa così. No, tum, 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 tum. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di GT Online. Ho controllato se ci fossero, che ne so, basi operative, basette operative. Schifo. Se ci fossero, insomma, basi operative a prezzi bassi. Ma sto cercando una casuccia che sia carina. Fra no! Questi è questa. Ma cos'è quella? Sembrava il sombrero oppure Lino Banfi. Comunque, queste casucce sono belle, solamente che hanno due posti. Uno schifo. Compriamo questa. Sensazionale vista sul rapido aumento del livello di mari. Per non parlare delle attrattative, questo spettacolare immobile a Palito Bay è una breve passeggiata da un bar di quartiere, dall'ospedale, da un'impresa di pompieri funebri. Tanto io c'ho... Cioè, con un po' la tomba praticamente, con il tubo lì. Alcuni gli danno fuoco e arrivano i pompieri che stanno proprio lì e dicono: ehi, senti, facciamo il nostro lavoro. Quelli dicono: piromani! Puoi uscire di casa sapendo di avere a portata di mano la soluzione a ogni eventualità. Include un garage a 6 posti d'auto. Oh! Mamma mia, non mi chiamate, devo andare alla mia nuova villa vicino al mare. Due passi. Pure il bunkero vicino. L'immobiliare non l'ha detto proprio che c'è il mare. Deficiente. Pure il molo sta vivi. C'è il parrucchiere. Ma i capelli che già ho messo al mio personaggio sono belli. Che cacchio me ne frega, io non li vado a spendere. Cinque spiccioli. Ecco svelato il segreto di come nascono magicamente i capelli ai personaggi di GTA. Se uno si vuole fare completamente pelato, toglie la parrucca. Infatti me l'ha detto lui, così fa. Non c'è altra soluzione. Direi di andare subito, anche perché ho perso già abbastanza tempo. A few moments later. Magari morite. Salve. No, sono molto felice di fare la vostra conoscenza. Sono anche felice di essermi incastrato qui e di aver sbattuto la testa. Quello vuole salire. Io me lo sentivo. Il bello è questo, che compaiono come i fiori in bocca. Sei un deficiente, perché ti stai così fermo. E cosa concludi? Un cacchio? Non si fa. Primi Oscar, tutti a lui. Proprio lo stuntman per eccellenza. Oh. Salve. Bella come comparsa, eh. No, quello scappa. Oh. Quello pure. Scappano tutti qui. Ah, vigliacchi. Lo so che sta soffrendo. C'è chi soffre d'allergia. C'è chi soffre per la faccia che tenete. Questo come sta incastrato? Questo per esempio sta soffrendo perché è incastrato. E che ti pareva, eh? Che non lo sapevo, secondo te? 10 chilometri. Bene, facciamoci questi 10... bei chilometroni, stanno già sullo stomaco. Che belle manovre. Questo ramoscello ti sta bloccando. Lo blocca ancora. E lo spazio c'era poi, eh. Non è che non c'era. Cose strane, ma non giuste. Peccato che si è fatta notte. Qui stanno le altre ville. E questa è la mia. Oltretutto questa in costruzione. È vero che a volte la curiosità uccide. Ma ci deve essere gente comunque, eh? Che fanno? Lavorano di notte. Permesso? Madonna, sa un po' macabro come posto, eh? Da qui si sale sul tetto, dove sembra esserci una finestra molto strana. Ma è tutto coperto. Pensavo ci fosse un accesso. Accesso. Bella la porta, eh? Beh sì, carino come appartamento. Provare a vestirti. Come provare a vestirti? Perché mo non ci dovrei riuscire. Addirittura! Cioè, com'è specchio questo? Le 12 spaccate, come a dire, se devi morire, me lo dici prima. Comunque carina come casa, eh? A suo prezzo. Posso pure arrampicare per pulire le mattonelle dalle cacche degli uccelli. Dall'esterno, il garage non sembra avere 6 posti. Cioè, sembra più piccolo. Facciamo il barbecue. Ci arrostiamo le cose come ai Simpson. Un bellissimo motorino. Aspettate, ma quindi
se le bici si mettono qui, che ci sono due posti per le bici, su sei posti non ha riempito un posto. No! Sono andato da sola! No, vabbè, cosa ho fatto? Bellissimo! Sono caduto pure di sedere per terra. Ole! C'è Velagrus. Oh, addirittura sfonda pure le porte. Madonna! E niente. Wow! Ma che è successo? Madonna, sugli alberi e c'è Tarzan. Ecco, ora sarà un bel problema risalire. Ma avevano detto in effetti che stava il sentiero. No, dove vai? Ritorna sopra. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Ci vediamo con la prossima puntata.